È un percorso che continuerà, come ha specificato il presidente Giuseppe Marotta, con Oaktree, che era già iniziato con Zhang, però lì si partiva veramente da una situazione di rosso a cifre, a tre cifre, molto importante. Mm-hmm. E adesso invece anche il meno c'è sempre, ma cifre un attimo più gestibili. Certo. E l'Inter poi a livello di marketing sta lavorando bene, soprattutto anche grazie ai risultati sportivi che ha ottenuto, che sono per ultimo ovviamente lo scudetto, ma la finale di Champions League ha veramente dato un impulso importante a livello di brand. Certo. E l'Inter sta appunto approfittando di questo per arrivare a essere una società sana, soprattutto a livello, poi, a livello stagionale, con l'indebitamento lordo che al 30 giugno 2024 dovrebbe essere intorno ai 700 milioni. Questa è la parte dove l'Inter deve lavorare tanto, anche perché ha interessi sul bond e su altri finanziamenti che pesano per circa 40, l'anno scorso sono pesati per circa 40 milioni, quest'anno dovrebbero pesare leggermente meno, intorno ai 30. Però è comunque una situazione che gli uomini di conto dell'Inter devono tenere sott'occhio, e lo stanno facendo, direi, anche molto bene. Allora, peraltro Inter che aprirà il campionato il 17 agosto, tendenzialmente dovrebbe giocare alle 18:30, chiaramente da scoprire ancora l'avversario. Facciamo un salto in Liga, perché qui mi sa che ci sono delle novità, da una parte direi finalmente, dall'altra... Non completamente però. Come non completamente? Spiegati. Dal prossimo campionato, viene da dire l'anno prossimo, ma giocano fra due mesi. Quindi dal prossimo campionato in Liga ci sarà la sesta sostituzione, sì, in caso di commozione cerebrale, quindi praticamente non verrà contata nei cinque slot famosi. Quindi se c'è un calciatore che fosse a rischio di commozione cerebrale, poi dovranno capire su come fanno a valutarlo. L'arbitro lo valuta. Ah, ok. L'arbitro è medico. Esattamente. Ovviamente non si chiede all'arbitro di diventare anche medico, perché già ha poche responsabilità e basta anche avere anche la vita dei calciatori nelle mani, e poi lì scoppia veramente il caso. E dovrà valutarlo ovviamente con i medici della squadra. Nel caso la squadra abbia il via libera per una sostituzione aggiuntiva, questo lo decide l'arbitro. Okay. E poi c'è il famoso fuorigioco semiautomatico, che in Italia ormai conosciamo a menadito, l'abbiamo visto anche all'europeo. In Spagna lo adotteranno dalla prossima stagione. Poi nel 25-26 ci sarà anche nella seconda divisione spagnola. Ah, ok. Perché non ho detto completamente? Perché non ci sarà ancora l'altra cosa, la goal line technology. Ma certo, perché fare le cose per bene, no? Perché non dotarsi di tutti gli strumenti tecnologici che possono levare qualsiasi minimo dubbio, che comunque rimane, perché sappiamo sempre il fotogramma e quello che è, però sono quasi perfetti, visto che la perfezione non esiste. No, ma poi siamo filosofici. Oggi mi sei piaciuto, filosofico così, vai alla grande. Luca Socrate Cosentini. Ecco, farò cambiare il nome all'anagrafe. Esatto. No, però è giusto che ci siano gli applausi anche per questa. L'anagrafe, tra l'altro, del mio paese, quindi uno scroscio più lungo. Meraviglioso, meraviglioso. No, però non vedo lo svantaggio nell'aggiungere un mezzo di tecnologia in più, capito? Il buon Tebas, aver Tebas presidente della Liga, praticamente riassumo il concetto molto banalmente, ma non vado lontano da quello che ha detto che non vuole dare dei soldi alla FIFA, perché ovviamente si paga il protocollo circa 3 milioni, se non mi ricordo male. Sì, tra i 3 e i 6, se non sbaglio. Sì, a stagione. Ma vengono divisi fra le società, per sì, cui esatto, cioè, una parte viene divisa fra i 20 club del campionato e una parte viene pagata alla federazione. E lui dice: non voglio pagare per questa tecnologia, per la goal line technology, perché non è neanche affidabile al 100%. Però l'errore tecnologico viene sempre valutato, quindi al 100% non ci sarà mai niente. Certo. Come abbiamo detto prima, la perfezione non esiste. Però Tebas su questo punto, ma è più una lotta politica. Sappiamo sempre, abbiamo sempre detto che il mondo del calcio a livello di governance rispecchia molto la politica, e forse anche un po' più complicata, soprattutto perché si parla di personalità che comandano da diversi anni, con elezioni chiuse in quell'ambiente, quindi bisogna tenersi gli alleati ben stretti e ben vicini. E non vuole, la Liga non vuole pagare. Fino a quando ci sarà Tebas e verrà confermato presidente, e credo abbia ancora diversi anni davanti del suo mandato,
e la goal line in Spagna non ci sarà. Infatti scoppia almeno un caso a stagione su gol fantasma o meno. L'altro anno è uscito col classico, quindi non è stata una bella figura, no, per il calcio spagnolo. Ma quando scoppia il caso, cioè quando c'è una decisione al limite, iniziano le polemiche. Per non essere, poi si spengono magicamente. Non so se Tebas è molto bravo poi a distogliere l'attenzione, o comunque diciamo che il mercato in Spagna distoglie un attimo il tutto, soprattutto a livello di diritti TV che crescono, perché è vero, ci sono due novità tecnologiche, una tecnologica, una della sostituzione, ma l'anno prossimo arriva un certo Kylian Mbappé nella Liga. Certo. E quindi sarà interessante anche quel punto lì, anche se lo stesso Tebas aveva detto, se ti ricordi Gabri, è che un solo giocatore non sposta tanto a livello di diritti TV, ovviamente sì. Aiuta. Avere più Kylian Mbappé nello stesso campionato, la Liga lo sa benissimo perché ha avuto Messi e Ronaldo per diversi anni. Insomma, dai. Non è per il loro status di calciatore, ma comunque è per lo status delle loro squadre. Ma certo. Perché se ho un duello Real Madrid-Barcellona, che è pressoché certo quasi tutti gli anni, con magari un Atletico Madrid di mezzo, abbiamo visto il Girona quest'anno. Sì. Però